just watch. Ciao, bella a tutti da me. Siamo tornati con questo nuovo video, risultati del Fantacalcio, ma prima di continuare io vi consiglio di scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, ossia OneFootball, che vi aiuterà anche a schierare la formazione del Fantacalcio, ma non solo, perché è un'applicazione sul mondo del calcio completissima. Chiavo Veronica versus All Scars. Allora, io giocavo in casa, ma direi di partire da lui perché, ragazzi, Brogna è ultimo in classifica attualmente, prima di questa partita, e poi è successo quello che è successo. Ve lo vado a narrare con molta calma e tranquillità e non fatevi ingannare da consigli. 6 e mezzo, 3 gol subiti e quindi 3 e mezzo, perché ha fatto, ragazzi, un partito in generale con i giocatori che ha schierato. Ha fatto un partitone di quelli assurdi. Asamoah non ha giocato e gli entra Bastoni, primo panchinaro, 5 e mezzo, ma ammonito quindi 5. Di Lorenzo 6 e mezzo, glielo volevo fregare in realtà, ma non ha voluto darmelo. No, non pensate a me, e va bene. Musacchio 6 e mezzo, eccala, è cominciata la settimana, ha giocato il Parma, primo gol della settimana di Serie A, chi lo fa? Kučka, fino a quel momento stava più a 5, stava a giocare male. Quando ho visto il gol ho detto, eccala, se parte una merda. 7 più 3, 10. Bakayoko 6 e mezzo. Perisic, 7, aspetta, 7 assist e ammonizione, quindi in totale 7 e mezzo. Sono riuscito a rinvigorire anche Perisic. Poi Pise Baselli, voto 6, eccala, qua ho rosicato come una merda, ma una merda di quelle esagerate. Per quale motivo? Perché, ragazzi, non partiva titolare, ovviamente Gabbiadini gioca con la Sampdoria, io c'avevo Quagliarella, che non ha giocato poi così tanto bene. Appena entra, Duscambi se gira, tiro gol, ho detto eccala, è arrivata l'altra inzeppata. Poi Caillecon, voto 6, e Cutrone, voto 6. Formazione del Gabone, preparatevi perché qua... Sta settimana per me, ma già lo sapete perché nel post partita del Cagliari qualcosina ho detto, sta settimana per me è stato veramente difficile scegliere in ogni singolo reparto i titolari da schierare. Alla fine tra Berisha e Radu ho deciso di schierare Radu perché ho detto, boh, secondo me, mio fratello mi diceva metti Berisha, dico no, c'ho pure Piontek, se segna Berisha, ragazzi miei, cioè praticamente mi fa più 2 Piontek, però il portiere va a perdere punteggio. Anche quello ha influito sulla mia decisione finale, quindi alla fine ho deciso di schierare Radu e ci ho avuto ragione perché Radu ha subito solamente una rete, addirittura il Genoa è riuscito a battere la Lazio, Berisha ha preso 3 fischioni tra cui 2 de Piontek. Poi Luis Felipe, allora, quando l'ho schierato e quando ho dato la formazione, il giocatore ovviamente partiva titolare, era dato titolare. Non appena do la formazione, 20 minuti dopo Luis Felipe si è stirato una palla, non so che cazzo, 20 giorni di stop. E cioè è partita proprio male la settimana, mi sono incazzato come una beh. Poi Manu Paz, ragazzi, Manu Paz, che poi nella live reaction sicuramente l'avrete già vista, ho detto ma questo non segna manco con le mani, ma quanto ci vuole per fargli fan gol? Nella stessa azione in cui l'ho detto, ragazzi, calcio d'angolo, tira gol, 9 e mezzo, 6 e mezzo più 3, 9 e mezzo. Florenzi poteva fare di più secondo me, però comunque 6 ammonizione, quindi diventa 5 e mezzo. Poi Barella, voto 7, ma ha fatto un assist e quindi ha preso 8, e qui ero indeciso tra qualche altro giocatore. Apro tra parentesi una piccola postilla perché in molti non hanno capito per quale motivo ho tenuto Gemaili nell'asta di riparazione e ho deciso di cedere Soriano, semplicemente perché mi fruttava più crediti e volevo puntare a Zaniolo, quindi ho detto preferisco svincolare un giocatore che mi vale di più, tanto a centrocampo Soriano era il mio settimo centrocampista, se non addirittura, no, settimo centrocampista, ho preferito rinunciarci. Però sono riuscito a prendere Zaniolo. Ragazzi, il motivo era semplicemente quello. Poi, che sì, voto 6, più no, che sia sto giro. Berettù, ragazzi, mi ha fatto una prestazione di quelle esagerate, perché ha fatto gol su calcio di rigore, e tra l'altro quell'azione particolare, rigore, ribaltato, gol fatto da... ribaltato, gol da piede di rigore, va bene.
e mi ha fatto anche assist, quindi 7 e mezzo ammunizione, quindi più 4 ammunizione, in totale è 11. Zaniolo mi ha preso 6, ma va benissimo così. Piontek 8, ragazzi, 8 e doppietta diventa 14. Milik mi ha fatto una partita de merda, si è mangiato l'impossibile. Io spero che si sbloccherà e che tornerà a segnare. Tra l'altro ero come sempre indeciso, scusate, tra Mertens e Milik. Alla fine ho deciso di puntare su Milik perché veniva riportato titolare. Poi però c'è stato il sorpasso di Mertens e alla fine invece è stato schierato Milik. Non avessi mai fatto, perché ragazzi miei, Mertens alla fine ha preso 6, avrei preso anche un punto in più e sarebbe stato decisivo, e adesso vi dico per quale motivo. Quagliarella ha voto 6. Ragazzi, io qua vi faccio vedere il secondo panchinaro, ovviamente, ragazzi, è Pavoletti. Ho deciso di non schierare Pavoletti perché veniva da 2-4 e mezzo di fila e ovviamente mi riferisco al voto. Ho fatto un ragionamento e ho detto: l'Inter ha giocato in Europa League, magari la Sampdoria avrà quel piglio in più e potrà cogliere di stanchezza l'Inter. Ovviamente, poi nel video dei pronostici, ragazzi, di Serie A l'ho detto, e fu così che Pavoletti fece tripletta. Non ci sono andato poi così lontano, ha fatto doppietta. Ovviamente ancora non avevo fatto i due gol con Piontek, i gol e assist di Veretout, il gol di Faccio e l'assist di Barella, e quindi mi stavo incazzando misto al rosicamento. Comunque Quagliarella alla fine ha preso 6. Non mi dilungo più di tanto perché, ragazzi miei, ce l'ho fatta. Ma perché parlavo di quel punto in più? Avessi preso il punto in più di Mertens schierandolo al posto di Milik, avrei fatto 84, addirittura sarei riuscito a fare il quarto gol. Questa partita è dimostrazione del fatto che anche l'ultima in classifica non è assolutamente una squadra da sottovalutare, perché ha fatto 2 gol con 73 e mezzo, e non avessi fatto ovviamente il terzo avremmo pareggiato e mi avrebbe fermato l'ultima partita con Team Culo, ma Team Culo e ho perso 2 volte, ma Team Culo su 4 partite, vabbè. Andiamo a vedere la classifica. La classifica si è smossa. E quindi Chiavo Veronica, ovviamente la mia squadra, come si poteva chiamare la mia squadra? Non lo so io, Pesciolini e Farfalline, ovviamente Chiavo Veronica. 44 punti, ma ragazzi, punti totali 1776. 44 gol fatti, 44 punti. Per ogni punto che ho fatto un gol. Io ne ho fatti tanti di fantacalcio in vita mia e vi assicuro che in 24 giornate fare 44 gol è veramente tantissimo. Quindi, primo in classifica, Sick e Wolf, per fortuna aggiungerei, si è fermato, ha pareggiato, se non ricordo male, con Atletico Panga, ma 0-0, non so, no, sì, 0-0, e quindi, ragazzi, guadagno ulteriormente 2 punti su Sick e Wolf e vado a più 4, quindi 40 Sick e Wolf. Total Fred, ragazzi, ha battuto nello scontro diretto Sporting Goal e si porta attualmente terzo in classifica a 38 punti. Poi abbiamo Sporting Goal, appunto, che ha perso, 36 punti, ma Team Culo, ragazzi, da ultimo, guardate dove sta, addirittura quinto in classifica a 12 punti dalla vetta, e mi permetto di dire che non è tantissimo come divario, perché le giornate sono ancora tante e sapete che al fantacalcio il primo può perdere con l'ultimo in qualsiasi momento, lo sapete, proprio con Team... Depinizellosi 29, ragazzi, un campionato sicuramente dignitoso dalla coppia Peppone Culone e Armando Fact. Poi Atletico la roba là, 27 punti. Poi abbiamo El Tavernello, 26 punti, che ha vinto, ragazzi miei, quindi ricomincia la sua scalata. Poi abbiamo lo Spoios Gladiatores, non dico Gladiators perché sennò Fabio si incazza, 23 punti, e Olskars a 23 punti. Detto questo, io come sempre vi chiedo di dirmi che cosa ne pensate della mia partita in generale, ma secondo voi, e vi chiederò in un sondaggio in alto a destra, come mi classificherò in questo fantacalcio degli youtubers. Detto questo, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Se vi va, condividete anche il video, ma condividete anche con me quello che vi è successo al fantacalcio. Scrivete tutto nei commenti. Vi ricordo di scaricare OneFootball. I link dei miei social, Instagram e Telegram, tutto in descrizione. Alla prossima con un nuovo video. Mano Faz! Faz ha fatto... Non aspettate, ha fatto... Ciao!